dunque, cosa abbiamo qua? Vabbè, questo è il contafoto, naturalmente, che va inserito, cioè si inserisce quando lo metti sulla pellicola. L'apertura. Uno, due. Allora, normalmente il caricatore vuoto sta qua su, cioè ogni volta che finisci la pellicola, la macchina ha questo aspetto. Perché la pellicola piena sta qua giù. Una volta che finisci di riversare la pellicola qua su, perché hai scattato dopo un dodicesimo scatto, diciamo, la foto, diciamo, questo qui è vuoto, questo che hai appena finito di scattare lo togli, lo porti in camera oscura e sviluppi. Di conseguenza questo è l'aspetto, diciamo, della macchina che ha appena finito di scattare. Quindi Allora, adesso lo carichiamo. esattamente, si alza e lo ruoti così, direttamente, perché c'è una posizione sua. Ok, quindi Fai tiri e così, ruoti. esattamente. Questo fai così, si prende un caricatore che adesso chiaramente questo qui è già esposto, ma per comodità, come se non lo fosse, si inserisce qua nella sede. E qui si trovano due cilindri. Uno e due. Ridere. Non questo, ma questo e questo qua. Sì. Uno è fisso, l'altro è, diciamo, agganciato a una meccanica molto particolare, per cui io devo caricare la pellicola facendo passarla in mezzo ai cilindri. E naturalmente la pellicola passa facilmente. Quando arriviamo a questo, la carta che ha un sospessore, la gelatina e lo scotch, lo spessore aumenta, si sposta il cilindro, quello non fisso, e mette in funzione il contafoto. Si vede da qui poi. Questo si può anche caricare con il sole, diciamo, avendo l'occhio di non srotolare troppo il caricatore. Fare vedere un attimo come è fatto. La pellicola in mezzo ai due cilindri. Passa su questo e su questo qua. Metti qua. In mezzo. In mezzo. Poi gli dai un giro magari. Tiri fuori sta affare qua. Butti dentro. Ah, diciamo che la difficoltà è far entrare nella chiavetta di trascinamento il rocchetto. Ok, in quella chiavetta lì. Esattamente, sì. Per cui te vedi il verso e la infili. Tac. Mandi in tensione la pellicola. E Come la puoi mandi in lasciare. tensione? Questo. Tiri indietro questo, tiri avanti quest'altro. Fate così. Semplice. Semplice. Ok. Si chiude. E si gira. Il caricamento diventa abbastanza duro. Ecco. Questo clock significa È che arrivata la gelatina. non ancora. Diciamo che la meccanica del contafoto è entrata in funzione perché carta, gelatina e scotch hanno oltrepassato i cilindri, per cui uno di loro si è allargato, tac, infatti si mette in funzione il contafoto. Eccola qua, prima foto. Ah, si blocca? Certo, si blocca l'avanzamento, torni indietro, punti. Per eventualmente togliere la cinta dalla borsa e metterla sul corromacchina, pinzare con indice pollice e due appendici. Questo, tac, una e due. Questi si mettono qua. Una. Naturalmente per togliere la stessa operazione, sempre così. Ciccia, forse. Oh, non è molto comoda, qui mi sa che bisogna metterci un pochino di olio. Vabbè. Allora, dunque, la macchina è già armata e con la pellicola siamo a uno, quindi dobbiamo solo scattare. Si studia l'immagine.
Allora, te punta di guarda, io ti sposto tempi e diaframmi. Vado a incrociare. Aspetta. Naturalmente abbiamo impostato la sensibilità in base alla pellicola, quindi vabbè, vado per scontato che l'abbiamo già fatto. Ecco, in linea massima. Se metti sposti la pila e guardi come le scodino. Aspetta. Ok. Aspetta, facciamo i bravini, aspetta. Quindi devi scattare a un... Allora, qui aspetta che non è molto comodo. Qui siamo a un sessantesimo, più o meno, e 3,5 meno. Cioè, fra 3,5 e 4, via. Inquadrando un soggetto che sta più o meno dove sta la finestra, quindi facciamo questo, eccolo, poi vedi pure l'altimetro. Aspetta che tolgo questa fare qui, se forse vede meglio. Aspetta, ecco. Quando è a fuoco. Abbiamo messo a fuoco la base della finestra. Sì, la diciamo un'anta, una parte dell'anta della finestra. Ok. Tac. Oh, naturalmente questa è pura meccanica, in realtà si può variare in base al soggetto, perché tanto chiaramente il diaframma compatibilmente con il tempo mi va a spostare, cioè allora il diaframma sposta anche la profondità di campo, cioè se io faccio una foto a 3,5 chiaramente il soggetto era in questo caso un metro e 10. Io ho il fuoco che è molto vicino alla prossimità del soggetto. Se io avessi fatto una foto invece che un 35-60, avessi fatto 22 e un tempo molto più lento, tipo questo, ecco, un quarto, la foto veniva uguale, però veniva a fuoco il soggetto, ma una cosa che stava più o meno qua, quindi a 0,90 dalla macchina fino a un metro e mezzo, quindi oltre la finestra. E qui mostrata qui, non è un problema. Si vede in pratica, sì, si vedono le due ghigliottine che vengono spostate dai diaframmi. Vedi? La profondità. Profondità di campo. Puoi scattare e poi riarmare. Avanza la pellicola e arma l'otturatore. Se voglio fare una esposizione multipla, c'è questa cosa qui che si può tac, e per armare l'otturatore la pellicola non avanza, ma l'otturatore si arma, per cui te puoi fare foto su foto su foto sulla stessa pezzo di pellicola. Ok. Poi chiaramente questa la pellicola la finisci in questo modo qui. Ecco, è 12, non si blocca più, ecco, è passata, credo sia passata, eccola qua, sì. Una volta finita la pellicola, per comodità, questo ci stacca, una slinguacciata o una bagnata, allora, questa è carta gommata e si appiccica e porti in camera oscura. Ciao ciao.